Eccoci qua, allora siamo live con Pietro Di Lorenzo, un intervento direi molto interessante perché parleremo dei titoli italiani, nel senso che Pietro ha due strumenti, che sono il DRA e un altro per selezionare i titoli italiani, quindi titolo dell'intervento, come selezionare i migliori titoli italiani. Pietro, a te. Allora, buongiorno a tutti. Un saluto a chi mi sta ascoltando e anche da Facebook, assolutamente, perfetto. Adesso poi lo mettono anche su SOS Trader. Bene. Scusate, ho fatto la presentazione senza microfono. Allora, lui è Pietro Di Lorenzo e oggi ci presenta due tool per selezionare le azioni italiane. Quindi se volete prendere posto sono due tool, uno è il DRA e l'altro si chiama... Io so che il DRA è disponibile per i clienti diretta SIM. Esattamente. E l'altro? E l'altro poi lo spieghiamo su SS Trader, è in prova gratuita per chi avrà la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Esatto, perché Pietro, molti di voi lo conoscono, è fondatore e porta avanti da quanto ormai SS Trader? Quasi 20 anni. Ecco, esatto, sono 20 anni che ha questa community assolutamente ben presente e fanno tantissime cose. E poi lasciatemi dire, lo dico personalmente, è l'organizzatore di Investing e Investing Roma, che sono le due manifestazioni più grandi per il Centro Sud. L'abbiamo fatta un mesetto fa a Napoli, in primavera siamo a Roma e devo dire è sempre un'esperienza 15 meravigliosa. 15 settembre a Roma, 15 settembre. Ah, c'è già la data, mi inviti? Te lo faccio dire davanti a tutti. Ci penso. No, scherzi a parte, è sempre meraviglioso. Quindi appuntamento se volete con Pietro a Roma il 15 settembre per Invest in Roma. Grazie Pietro, okay, a te. Grazie a voi, grazie per avere la pazienza di ascoltarmi. Io vi racconterò, mi rendo conto che dopo già una giornata magari qualcuno ha già sentito tante informazioni, ha un po' di overflow information, tante informazioni sono state trasferite. Io non vorrei fare una presentazione tradizionale e un po' pallosa, ma vi racconto semplicemente la mia storia di trader. Io, come diceva Stefano, che è un amico, ormai ci conosciamo da 20 anni, ho anzitutto una grande passione per i mercati finanziari. Questa grande passione mi ha sempre mi ha sempre incentivato a alzare un po' l'asticella. Non mi sono mai accontentato delle strategie che avevo e ogni giorno e ogni ora cerco sempre di trovare nuovi spunti e nuovi stimoli, diciamo la verità, per essere più proficui sul mercato, per trovare quelle intuizioni che mi possono garantire di avere magari un piccolo vantaggio rispetto all'investitore privato. E allora la logica e la presentazione di oggi va anche un po' nella direzione del tema di questa manifestazione, come sapete è il fintech. Quindi la tecnologia applicata alla finanza, la logica del mio operato è sempre stata quella di provare a creare dei tools, degli strumenti che potessero dare un piccolo vantaggio rispetto agli investitori comuni. Da lì quindi sono nati due tools, due strumenti che io ogni giorno utilizzo con l'obiettivo di trovare i titoli italiani più promettenti. Allora, il mercato italiano è vero che è un mercato ultimamente un po' asfittico, un mercato dove i volumi e la volatilità sono un po' latenti, ma questo, se dall'alto è un rischio, potrebbe essere anche un'opportunità. Un mercato un po' manipolato, se riesco a intercettare il movente, quindi la direzione che chi manipola vuole dare al mercato, può darmi un grande vantaggio. Allora, entrambi i tools nascono con questa logica. Chi è che muove il mercato secondo voi? Io, Stefano o l'investitore istituzionale che ha ogni giorno milioni di euro da movimentare? Penso che tutti noi condividiamo sul fatto che chi fa il mercato, chi dà il trend al mercato, non è di certo l'investitore retail ma l'investitore istituzionale. Allora l'obiettivo primario di tutte le mie analisi è capire dov'è l'investitore istituzionale, capire dove sono le mani forti. Perché se io mi metto in coda delle mani forti, quasi certamente sono nella direzione giusta. Allora, i tool che vi presenterò adesso hanno quindi un obiettivo analogo. Voglio sapere, voglio avere una sorta di telecamera sul desk di l'investitore che ha tanti soldi, quello in grado di monitorare il mercato, di condizionare il mercato e mandarlo nella direzione che auspica. Allora, molto rapidamente, il primo tools che vi presento nasce da
una considerazione. Da alcuni anni si parla delle vendite allo scoperto. Sapete, le vendite allo scoperto sono l'opportunità che tutti hanno ormai di lucrare quando il mercato scende. Quindi posso andare short, ovvero auspicare che i prezzi scendano e quindi fare profitto sul prezzo che scende. Adesso è una pratica ormai assolutamente diffusa e comune, che ha necessitato nel corso degli anni di una regolamentazione. La regolamentazione, quindi l'attuale normativa, prevede, questa normativa 236 del 2012, prevede che quando un investitore istituzionale supera una soglia di short, quindi va a ribasso per una quantità di capitale superiore allo 0,5%, è costretto dalla normativa a alzare il dito e dire: Consob, ovvero l'organo di vigilanza dei mercati, attenzione, perché io sto facendo una scommessa ribassista sul titolo XY da questo giorno e la mia scommessa in questo momento ha superato la soglia dello 0,5% del capitale. Quindi la normativa molto banalmente dice: chiunque sta vendendo allo scoperto lo 0,5% del capitale di un'azione quotata su borsa italiana è per compliance obbligato a dirlo. Ok? Questa informazione voi la trovate banalissimamente ogni giorno intorno alle 16 andando sul sito Consob, quindi www.consob.it, posizioni nette corte, potrete scaricare queste informazioni che in qualche modo vi danno il peso, vi danno il sentiment di quanto... Aspetta che non sento, mi spallo un attimo la telecamera. Sul sito della Consob, www.consob.it, poi clicchi su posizioni nette corte. C'è un'area ad hoc. Scusate, io di solito preferisco stare in piedi, ma ho la telecamera e quindi sono costretto a tornare indietro. Ma vabbè, ma insomma, sto qua, non c'è problema, così smanetto anche un po' su tutto. Allora, in due parole, questo dato che voi potete liberamente scaricare, è un file Excel che ogni giorno è in qualche modo possibile produrre, in qualche modo mi dà un grosso impatto informativo. Quindi ogni giorno voi vedete questo lungo Excel e vi dice, vi dà una serie di stringhe abbastanza, come dire, non confusionarie ma non ordinate. E quindi di fatto quando poi magari se qualcuno ha un tablet o dopo ha tempo e voglia di farlo, si scarica il file Consob, vede tutte queste informazioni, dice: vabbè, è detto ciò, che faccio? Compro o vendo il titolo? Qual è l'indicazione operativa che ho scaricando il file Consob? È zero. Quindi ho tante informazioni, ma alla fine tante informazioni mi servono per decidere se devo fare buy o sell. Guardando il semplice file Consob non riesco a tirare fuori l'informazione unica che mi serve. Il titolo Unicredit, lo compro o lo vendo? Guardando in maniera sterile il file non riesco a avere questa informazione. Allora qual è stata l'intuizione? Creare uno strumento che ordinasse le raccomandazioni e soprattutto rispondesse a queste sei domande. Non so se in fondo si vede, ve le leggo io molto rapidamente. La prima domanda è: le mani forti, gli investitori istituzionali, stanno scommettendo sul ribasso del mercato italiano o no? La seconda domanda è: l'investitore X, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, stanno scommettendo sul ribasso del titolo Y, Intesa San Paolo, Fineco, Buzzi Unicem, quello che è? Terza domanda: il titolo X, da quanti investitori, da quanti maniforti è venduto in questo momento? Quarta domanda, e forse la più importante: quali sono i titoli italiani che sono al centro della speculazione e quindi gli investitori istituzionali li hanno puntati come scommessa ribassista? Siete d'accordo con me che se 6-7 investitori istituzionali, come adesso vi mostro, stanno puntando sul ribasso, ad esempio adesso di UX, voi se vedete che c'è una pressione così in vendita su UX, che cosa fareste? Lo acquistereste o piuttosto vi accodereste all'idea che ha l'investitore istituzionale? Io direi che sarebbe molto più opportuno andare in coda all'investitore istituzionale, o quantomeno prima di acquistare un titolo io vorrei sapere se le mani forti, gli investitori istituzionali, hanno la mia stessa idea
o piuttosto stanno facendo esattamente l'opposto di quello che io sto facendo. Cioè sostanzialmente sto comprando dall'investitore istituzionale che vende allo scoperto perché punta sul ribasso del titolo. L'altra cosa che mi interessa, e questa vedete sarà una informazione preziosa, è: ma l'investitore istituzionale che adesso è allo scoperto su UX, da quando ha iniziato a vendere, per capire a che prezzo di carico lui più o meno ce l'ha in portafoglio? Di fatto la cosa che mi interessa, come vi dicevo, è avere una sorta di monitor su quello che sta facendo l'istituzionale, perché se io seguo i suoi movimenti potrei quantomeno evitare di andare controvento. Non so se qualcuno di voi è mai andato in barca a vela. La cosa, i velisti, diciamo, chi non è andato mai in barca a vela dice: se il vento va da sud a nord sarà impossibile andare da nord a sud perché navigo controvento. In realtà il velista esperto, attraverso una pratica che si chiama bordeggio, può anche andare controvento, ma facendo una sorta di manovre, lunghe manovre che in qualche modo però ti possono consentire di arrivare al porto. Naturalmente è un'attività molto più lunga da fare. Se ho il vento da sud a nord e devo andare a nord, è molto più semplice, spiego le vele e il vento mi porta. Allora qual è l'obiettivo di questo tools? È capire, prima di entrare in posizione, dove tira il vento. Se io sto comprando un titolo, prima di farlo mi dico: ma gli investitori istituzionali stanno spingendo nella direzione che ho anch'io, quindi l'acquisto, o viceversa gli investitori istituzionali stanno vendendo quel titolo? Se l'investitore istituzionale, e quando tanti investitori istituzionali stanno vendendo quel titolo, ritengo che una domanda sia necessaria farsela. È opportuno schierarsi dal lato delle truppe meno corazzate. Immaginate che gli investitori istituzionali sono quelli che hanno i cannoni, i carri armati, hanno dei calibri grossi. Dall'altra parte invece sono gli investitori retail che al più hanno un coltellino o una pietra. Allora io, prima di scegliere se devo comprare o vendere, vorrei sapere le forze in campo, perché vorrei in maniera un po' pavida mettermi dal lato di chi ha le spalle più forti. Allora, questa lunga introduzione, alla fine io la proposta che vi faccio, visto che il tempo è abbastanza poco, tutte queste slide che ho preparato per voi le lasciamo perdere, o meglio, se vi fa piacere io ve le mando, basta che venite al nostro stand SOS Trader, che è proprio dietro Radio 24, io ve le mando ben volentieri. Però la cosa che mi piacerebbe fare oggi è più pratica, cioè vi faccio vedere io che cosa sto facendo con questo strumento, in modo che possiate anche magari voi trovare qualche indicazione. Diciamo, le funzioni del tools sono queste qua, qua avete una serie di spiegazioni, ma più praticamente ve lo mostro. Allora, per utilizzarlo uno va sul sito di SOS Trader, clicca su Big Short Hunter e accede al servizio, che naturalmente proprio adesso ci ha impallato. Allora, siccome molti chiedevano la registrazione di questo e di altri interventi, lo ripeto, non solo stiamo andando in diretta Facebook, ma la registrazione di questo intervento, come di tutti quelli di tutta la giornata, sarà disponibile sulla pagina Facebook di Diretta Sim e anche sulle pagine di SOS Trader, dato che hanno amplificato poi il post. Grazie. Ok. In fondo vedete più o meno questa tabella? Si riesce a vedere? Pochino. Ve la descrivo io in due parole. Allora, qua abbiamo la lista dei titoli più shortati di Piazza Affari. Allora, noi sappiamo che il 7,52% del capitale di Maire Tecnimont è venduto allo scoperto da 5 investitori istituzionali. Quindi in questo momento il titolo più shortato, più venduto allo scoperto, e Maire Tecnimont. A seguire UX, Banco BPM, Azimut e Credito Valtellinese. Allora, questa informazione, che di per sé potrebbe sembrare utile, in realtà necessita di un ulteriore approfondimento. Il fatto che Maire Tecnimont sia molto shortata, per quanto mi riguarda, non è di per sé un'indicazione di vendere allo scoperto Maire Tecnimont, perché la cosa che mi interessa è capire in questo momento Maire Tecnimont. Lo short su Maire Tecnimont è crescente o è decrescente? Cioè, per capirci, se Maire Tecnimont ieri era shortata al 10% e oggi al 7,52, che cosa vuol dire? Che lo short si sta riassorbendo e quindi che gli investitori istituzionali stanno ricoprendo lo short e quindi acquistando.
Viceversa, se mai il Tecnimont ieri era shortata dal 3% e oggi dal 7,52, vuol dire che l'investitore istituzionale sta incrementando lo short perché ha una visione ribassista e quindi noi dovremmo andare insieme a lui incrementando lo short. Quindi la cosa che mi interessa è guardare questa tabella in linea generale. Non so se si vede da lontano, c'è una classifica, ogni giorno viene aggiornata, per esempio ieri Banco BPM ha superato Azimuth dal terzo al quarto posto, ma la cosa che mi interessa di più è, uno, guardare questa indicazione, nuovi massimi, cioè Banco BPM in questo momento ha lo short più elevato della sua storia, mai così tanto short è stato aperto su Banco BPM, e questo vuol dire che in qualche modo, essendo sui massimi, la posizione è qua inevitabilmente ribassista. Andando a cliccare su Banco BPM, ci renderemo conto di com'è l'evoluzione degli short. E vediamo che questo a inizio anno era shortata il 2%, e adesso piano piano lo short è cresciuto fino a quasi il 6%. Quindi l'investitore istituzionale sta puntando negli ultimi mesi abbastanza forte sulla vendita allo scoperto di BPM. E io, se dovessi scegliere un bancario, probabilmente sceglierei un bancario su cui non sono così aggressivi gli short di investitori istituzionali. La domanda è, se AQR Capital Management ha il 5% di short su BPM, evidentemente ha una visione estremamente ribassista. Se io credo, come credo, che un investitore istituzionale tendenzialmente tende a essere più proficuo di un investitore retail, quindi è in linea di principio quasi sempre dalla parte giusta, probabilmente se lo short è così evidente eviterei di prendere questo titolo, oppure come nel mio caso costruisco una strategia di spread trading vendendo il titolo BPM perché è molto shortato dagli istituzionali e comprando pari valore di un titolo bancario su cui però non c'è short. Qual è la logica? Che se l'indice dei bancari sale, il titolo ad esempio Intesa con cui ho costruito lo spread su BPM sale più di BPM. Se il mercato scende, BPM scenderà più di Intesa, e quindi costruendo questo banale spread riuscirò a trarre beneficio qualora BPM e Intesa abbiano un andamento in qualche modo correlato, ma Intesa amplifica il rialzo e BPM amplifica il ribasso. Quindi la strategia operativa è: compriamo 10.000 euro di Intesa San Paolo, vendiamo contestualmente 10.000 euro di BPM perché puntiamo sul differenziale di forza relativa. Quindi la strategia è, non è puntare to court sul ribasso di questo titolo, perché per come lavoro io, diciamo, le vendite naked, cioè non coperte da strategie di copertura, sono un po' troppo rischiose. Allora io credo che se tanti istituzionali sono così decisi sul ribasso di questo titolo, nel tempo i prezzi riconosceranno questa condizione. Però non ho il coraggio, non ho, come dire, la sicurezza per andare nudo sulla short, e quindi me lo copro con un titolo italiano forte. Questa è la prima strategia. La seconda strategia ve la faccio vedere sul titolo Yux. Allora, Yux in questo momento è shortata da 6 investitori. Abbiamo AQR che ha l'1,99%, Marshall 1,32% e tutta questa roba qua. BlackRock 0,5%. Un'altra cosa che poi vi mostro interessante di questo tool: potete anche capire quanto nel passato l'investitore istituzionale è stato efficiente. Cliccate su, per esempio, BlackRock, che vi anticipo che è molto, diciamo, efficiente e quasi sempre dalla parte giusta, e guardate BlackRock che sta facendo. Quindi cliccate su BlackRock e volete sapere in questo momento qual è la strategia di bassista di BlackRock. In questo momento ha solo Yux, ma se volete capire come sono andati gli investimenti di BlackRock, semplicemente andate indietro nel tempo e dite: ma il primo marzo 2017 quali erano gli short di BlackRock?
aveva shottato Astaldi. Potete sapere quando chiude Astaldi, fate la differenza fra prezzo di apertura e prezzo di chiusura, quindi prendete Astaldi, il prezzo di Astaldi quando ha aperto lo short, prendete il prezzo di Astaldi quando ha chiuso lo short, o meglio quando è andato sotto lo 0,5, e capite se questo investitore istituzionale più o meno ha preso il timing giusto e ha fatto soldi. E questo è un lavoro che potete fare per tutti gli investitori istituzionali. Andate qua, position holder, e avete la lista di tutti gli investitori istituzionali che in questo momento stanno puntando sul ribasso dei titoli italiani. Numero 1, AQR Capital Management, ha shortato complessivamente 11 titoli e ha il 21,15 di scoperto sui titoli italiani. Se volete andare a vedere come si sta muovendo AQR Capital Management, cliccate qui e scoprite che ha Banco BPM, Azimut, UX, eccetera eccetera. Se volete sapere da quando ce l'ha in portafoglio, andate semplicemente sul calendario e vi muovete per monitorare tutte le sue movimenti. Non so se è chiaro, la cosa che mi interessa, avete presente quando si cammina sulla sabbia? Una persona di 200 kg lascia un'ombra molto profonda, e io so che una persona di 200 kg è in grado di condizionare il mercato, e quindi mi interessa monitorare le sue orme. Qua di fatto stiamo monitorando le orme che lascia l'investitore istituzionale per capire che cosa sta facendo. Perché mi interessa farlo? Perché ritengo che l'investitore istituzionale sia molto più efficiente dei retail, e se io copio quello che fa lui mi metto in una condizione di estremo vantaggio. Quindi capite qual è il meccanismo? Punto di partenza: gli istituzionali perdono o guadagnano? Per me nel tempo guadagnano. Se io so che cosa stanno facendo e mi accodo, sposto leggermente probabilità di successo dalla mia parte. Quindi voglio sapere ogni giorno che cosa fanno, e questo lo posso guardare negli ultimi 6 anni. Se voglio capire negli ultimi 6 anni come si sono comportati, vado su e giù con questa scala del tempo e riesco a capire come sono andati. Quindi, uno, capire diciamo un po' il track record degli investitori istituzionali per capire quali sono i più skillati, e due, monitorare gli andamenti per accodarmi. Allora, strategia ad esempio su UX. Allora, UX Net Rapporté è il titolo secondo più shortato a Piazza Affari. In questo momento 6 investitori hanno il 6% del capitale shortato. La cosa che mi interessa è questa qua. Vedete, dal 18 gennaio la posizione è incrementata, short è incrementata di più di 3 volte. Il 18 gennaio c'era l'1,49 di short aperto, oggi abbiamo il 6% di short. Che cosa vuol dire? Che negli ultimi 3 mesi le vendite allo scoperto su UX stanno incrementando in maniera molto forte. E questo che cosa vuol dire secondo voi? Che l'istituzionale ama perdere soldi e quindi punta su un titolo che salirà? O viceversa, per un motivo che non conosciamo, sta battezzando di basso il titolo UX? Io naturalmente immagino la seconda. Vuole fare una domanda? Potrebbe essere interessante sapere anche quanti istituzionali stanno long sullo stesso titolo, o sbaglio? Anche perché bisognerebbe vedere in questo lasso di tempo di 3 mesi il titolo in realtà sul listino che cosa fa. Sì, grazie, hai fatto 2 considerazioni perfette. Adesso lo vediamo che cosa ha fatto, e ti anticipo che ha fatto molto meno dell'indice, ha performato meno dell'indice. Questo poi è un lavoro che è salito ma meno dell'indice, infatti. Esatto, la domanda per chi non avesse sentito è: quanti istituzionali stanno long? Dovrai avere la pazienza di aspettare 10 minuti perché il tool 2 prova a dirci qual è la cosa. Però hai colto, perché dici tu giustamente, se le truppe corazzate sono 6 di qua ma sono 6 di là, la cosa non funziona. La strategia che vi propongo su UX non è brutalmente venderlo allo scoperto, perché sai, quando il mercato sale, il mercato è un po' una marea, tira un po' su tutto. Cioè, se ci pensate, ad esempio il rally Macron, il rally dal 24 aprile in poi, in qualche modo ha premiato tutti i listini,
tutti i titoli del listino, nel senso che le persone che hanno fatto bye 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 su tutto sostanzialmente. Adesso, prego, dimmi. È il beta, esattamente. Esattamente. Allora la strategia che costruiremo noi è non sell, vendi dallo scoperto su UX e basta, ma è costruire una spread con l'indice. Allora, si compra ad esempio un minifib, 20.000 euro circa di controvalore, e contestualmente si vendono 20.000 euro di UX. Qual è la scommessa? Che se l'indice sale, l'indice sale più di quanto sale UX, ma se l'indice scende, UX scende più dell'indice. E quindi anche qui spread trading. Lavoriamo su una differenziale di forza relativa. Perché? Perché qua se lo short è così crescente, adesso non è oggi, non è domani, ma nel tempo, o questi sei istituzionali sono dei kamikaze pazzi che amano sputtanarsi i soldi, scusate il termine forte, ma io non credo che BlackRock abbia tanta voglia di perdere i soldi. E quindi se dovessi scegliere, mi metto con BlackRock o contro BlackRock, mi metterei a favore pavidamente di chi ha le spalle più grosse. Quindi diciamo il senso di questo strumento è avere una serie di informazioni che adesso vi mostro dal volo. Allora, la prima è questa qua operativa. La seconda è una delle più interessanti, è andare su questo indicatore che si chiama Net Short Index. Questo indicatore in qualche modo mi dà il peso delle vendite allo scoperto sul titolo, sull'indice italiano, cioè mi dice se complessivamente tutti gli investitori istituzionali stanno aumentando le posizioni short o viceversa diminuendo le posizioni short. Qual è la logica di fondo? Se tanti investitori istituzionali, cioè tutti gli investitori istituzionali, questa è la somma di tutti i movimenti, stanno iniziando, come è successo a ottobre, a chiudere gli short, qualche domanda me la devo porre. L'obiettivo qual è? Appena vedo che questo indice decresce, sostanzialmente dovrò iniziare a pensare che il mercato italiano inizia a salire, perché se gli short si stanno chiudendo, gli investitori istituzionali stanno comprando e quindi l'indice italiano potrebbe iniziare a risalire. Lasciate perdere questo swing, questo è dovuto a Unicredit, sapete c'è stato l'aumento di capitale, hanno montato il più banale degli arbitraggi, hanno sostanzialmente comprato i diritti e venduto i titoli, c'era uno spread del 2%, si sono fatti uno spread, un guadagno certo del 2% free risk. Quindi immaginate che questa cosa qua è esogena e non ci deve condizionare. La cosa che ci interessa di questo indicatore è quando inizio a vedere che l'indice, quest'indice è crescente, sostanzialmente sarei un po' prudente. E infatti nel mio caso sul rialzo attuale sono un po' prudente, perché non è accompagnato negli ultimi giorni da una decrescita delle posizioni nette corte, anzi negli ultimi giorni come vedete stanno crescendo. Allora, o tutti gli investitori istituzionali stanno prendendo una cantonata gigantesca, cosa peraltro possibile ma ritengo poco probabile, oppure bisogna prendere il rialzo in corso con una certa prudenza, perché le posizioni nette corte negli ultimi giorni stanno crescendo e quindi l'investitore istituzionale non ci crede tanto a questo rialzo. Ergo rimarrei un po' prudente, eviterei di lanciarmi sul mercato in maniera abbastanza garibaldina. Quindi prima informazione complessiva, capiamo l'investitore istituzionale come si sta muovendo. Seconda informazione, andiamo sui singoli titoli, vediamo quelli più shortati, ma soprattutto vediamo la dinamica degli short. Vi faccio per esempio l'esempio di UbiBanca. Allora, UbiBanca, se voi la guardate solo dalla tabella dite caspita, UbiBanca è venduta da ben 7 investitori istituzionali, è il titolo che ha più short in termini numerici come il numero di investitori presenti, 7 investitori stanno puntando su ribasso di UbiBanca. Detta così voi che direste? Caspita, 7 stanno puntando, ci punto anch'io sullo short UbiBanca. In realtà bisogna fare esattamente l'opposto e vi faccio vedere perché. Perché lo short di UbiBanca è assolutamente decrescente rispetto al passato. Vedete, è stato toccato un massimo del 10% di short, ma in questo momento
le posizioni nette corte sono decrescenti, che vuol dire che gli investitori istituzionali si stanno ricoprendo, stanno comprando. Allora, se lo vedete staticamente, informazioni Consob, dice caspita, UbiBank è venduta a 7, è meglio non comprarla quantomeno. Se guardate con questa analisi più approfondita, vi rendete conto che rispetto a novembre lo short è quasi dimezzato e quindi le posizioni nette corte si stanno chiudendo e quindi gli investitori istituzionali stanno prendendo l'auto i profitti che hanno fatto nel corso degli ultimi mesi. Quindi l'elemento di forza di questo tools è la dinamicità dell'interpretazione, quindi non analisi statica, la classifica, ma interpretazione più profonda e in qualche modo raffinata di quello che c'è da fare, perché come ho detto in apertura, va bene tutto quello che vogliamo noi, il tool più bello del mondo, ma alla fine noi vogliamo sapere bene, ma che dobbiamo comprare e cosa dobbiamo vendere? Allora, la strategia che in questo momento io sto montando è, ricapitolando, venda allo scoperto il titolo più shortato in termini di massimi assoluti, cioè mai così alto è stato lo short su BPM, ma al contempo mi copro comprando un titolo bancario che invece non è interessato alla vendita nette allo scoperto, e quindi Intesa San Paolo perché ritengo che sia più interessante. Seconda strategia, venda allo scoperto UX perché ha uno short estremamente crescente, ma mi copro col minifib, e questo è anche qui un modo un po' conservativo per affrontare la faccenda, che però con una strategia in spread mi può pagare, credo, assolutamente bene. Al volo, perché poi dobbiamo passare al secondo tools, come promesso, le informazioni che voi potrete guardare, come detto in apertura, chi volesse sperimentare e utilizzare insieme a me questo software lo può fare in maniera gratuita, noi offriamo una prova gratuita per 2 settimane, basta che venite allo stand di SS Trader e la chiedete. Insomma, la cosa che poi vi chiedo è fare una sorta di scambio, nel senso voi utilizzato per 2 settimane, poi se mi date un feedback e mi dite ah, Pietro, secondo me funziona così, insomma è un software che abbiamo lanciato da pochi mesi, è in fase di implementazione, quindi facciamo uno scambio, io ve lo regalo per 2 settimane, voi dopo la prova, se vi fa piacere, continuate a utilizzarlo, ma in ogni caso datemi un feedback. Allora, altre cose che possiamo guardare, net short daily variation. Ogni giorno Consob varia le posizioni, qui in maniera molto veloce riusciamo a capire come stanno cambiando le posizioni nette corte, rosse se aumentano, verdi se diminuiscono, qua ci sono le nuove posizioni short, quelle che superano lo 0,5%, e qua ci sono le posizioni chiuse, quindi 3 tabelle, la prima variazione, verde se diminuiscono, rosse se aumentano, la seconda nuove posizioni e la terza posizioni chiuse. Un'indicazione molto, credo, interessante è questa qua. Voi andate su Issuer Historical Variation e potete fare una serie di simulazioni. Voi, per esempio, volete sapere qual è il titolo, qual è la lista di titoli su cui negli ultimi, 15 giorni lo short è cresciuto in maniera più forte. Cliccate su Go, fate questa selezione e scoprirete che negli ultimi 15 giorni lo short su Amplifon è quasi raddoppiato, è passato dallo 0,63% all'1,24%. Quindi negli ultimi 15 giorni gli investitori istituzionali stanno prendendo una scommessa abbastanza decisa sul titolo Amplifon, che quindi necessita di un monitoraggio. Se viceversa volete vedere i titoli sui quali lo short si sta decrementando, magari nell'ultimo mese, o potete fare col calendario quando vi pare, cliccate qui e scoprite che ad esempio su Piaggio lo short si è decrementato del 18%, passando dal 3,32 al 2,71, e su Azimut Holding dal 7,37 al 5,2%. Che cosa vuol dire? Lo short sta decrescendo e quindi sostanzialmente le posizioni nette corte si stanno chiudendo, e quindi mi aspetto che i prezzi, anziché scendere come nel passato, possano iniziare a salire. Questo, diciamo, è un modo molto rapido per avere pronti via le situazioni più estreme, che può risultare assolutamente utile. Qua c'è un'analisi discrezionale, ogni un paio di volte a settimana vi propongo quella che è la mia idea e quindi vi dico cosa sto facendo io, e poi abbiamo il net short index, che è l'indicatore sintetico. Quindi in due parole,
le informazioni che abbiamo devono essere ottimizzate, cioè dobbiamo trarre beneficio dalle informazioni che ci sono. Se io vado solo sul sito Consob ho una griglia che non mi dà nessun impatto informativo. Se utilizzo questo tool riesco a capire le mani forti che stanno facendo. Stanno puntando sul ribasso di un titolo o no? E se lo stanno facendo, in che misura? Se tanti investitori istituzionali contemporaneamente battezzano lo short su UX, io senza pormi troppe domande mi chiedo: è possibile che 6-7 investitori istituzionali insieme puntino sul ribasso di un titolo? E se lo fanno, lo fanno per perdere soldi o per guadagnare? Visto che ritengo che non siano affatto sciocchi e quindi il momento sia quello di guadagnare, mi metto in coda dei movimenti istituzionali e provo a fare profitti così. Quindi, ricapitolando, Big Short Hunter, se vi va di provarlo, Stand SS Trader alle spalle Radio 24. Passiamo al secondo tool, e qui la cosa si fa ancora più interessante, perché i clienti diretta lo possono utilizzare gratuitamente per circa 2 mesi, mi sembra, un paio di mesi, circa un mese. Allora, esattamente, per capirci, se lo aprite adesso vi dura fino a fine giugno, quindi il trucco, il suggerimento è di aprire la prova l'1 di giugno e l'avete fino a fine luglio, ok? Quindi sì, perché fino al mese successivo. Se inizi adesso invece fai fino a fine giugno. Okay, come si fa? Esatto, per farlo, cioè volendo, ma lo mettiamo anche su Facebook poi, il sito tradingdiretta.com, ve lo segnate magari, oppure se lo fai vedere un attimo Pietro lo mostriamo, è tutto attaccato, tradingdiretta.com, e da qui arrivate comodamente ai servizi come quello di Pietro. Sono praticamente tutti i servizi per i clienti, quindi c'è quello di Pietro, poi vabbè, da qui poi ci arrivate senza problemi. Ci sono le novità, ad esempio abbiamo aggiunto le azioni spagnole da poco, quindi segnaliamo la novità per i clienti, il fatto che su LMAX c'è il peso messicano per esempio come valuta. Quindi ci sono un po' tutte le notizie per i clienti. Il sito si chiama tradingdiretta.com e poi tra la didattica, le piattaforme e i servizi c'è anche il DRA di Pietro. Parallelamente su Facebook periodicamente mettiamo le segnalazioni che Pietro ci condivide, quindi insomma avete modo. Di solito lo facciamo proprio all'inizio del mese in modo da dare i 2 mesi gratis. Sì, l'idea qui è in qualche modo analoga. Sapete che ogni giorno le banche d'affari, non so se vi è mai capitato di incontrarle, WebSim dice buy su Unicredit target price 19, Morgan Stanley dice sell Azimut target price 11. Vi è mai successo di incontrare queste raccomandazioni, queste informazioni che, dette così, dice sì, ma voi vi fidate di seguire quello che vi dice una banca istituzionale? Io direi proprio di no, nel senso che l'intuizione di questo DRA mi è venuta proprio qua at T-Forum circa 5 anni fa. Una persona tira su il dito e dice: guardi dottore, io ho trovato un metodo infallibile per fare soldi sui mercati. Se le banche d'affari dicono compra, io vendo. Se loro dicono vendi, io compro. Perché? Perché questi qua si vogliono scaricare dal portafoglio i titoli quando dicono buy agli investitori privati, e se li vogliono caricare quando dicono sell. E ho detto: ammazza, bella sta cosa, se fosse così siamo a posto. Dice: io quando loro dicono sell compro, quando dicono buy vendo, e facciamo i contrarian delle banche d'affari e stiamo a posto. In realtà, diciamo, quello che ho fatto è un lavoraccio di archiviazione di tutte le raccomandazioni delle banche d'affari degli ultimi 5 anni, e ho fatto delle simulazioni. Ho detto: mo voglio proprio vedere, ogni volta che tutte vendono io compro, quando loro mi dicono di vendere io, insomma, faccio il contrario. E purtroppo questa cosa non ha funzionato, questa non è una buona notizia, nel senso che se io così brutalmente faccio il contrario delle banche d'affari non ho un vantaggio statistico molto interessante. E allora però ho notato una cosa che vi faccio vedere al volo, che quando contemporaneamente tante banche d'affari
hanno un upgrade del giudizio o un downgrade di un giudizio? Cioè, per capirci, allora, oggi WebSim dice sell azimut 11 euro, ok, per tutto il mondo sell azimut 11 euro è un'indicazione negativa, ok, perché un sell è inconfutabile. Per come ragiona il mio algoritmo, la domanda è: ma azimut, la penultima volta che si è espressa su WebSim, che è la banca, la penultima volta che si è espressa su azimut, che ha detto? Se ha detto sell azimut, ma con un target price magari molto molto più basso, e dava 8 euro e adesso mi dà 11 euro, vuol dire che l'indicazione è negativa ma più positiva rispetto al passato, e quindi sostanzialmente è una bocciatura ma la valutazione è più positiva rispetto alla penultima idea che mi ha dato. E quindi sostanzialmente per tutti un sell con un target price basso è negativa, per me un sell con un target price un po' più alto invece è un'indicazione positiva, che in qualche modo mi dice quella banca non ci sta puntando, però ha una visione più positiva nel passato e quindi il trend delle sue osservazioni potrebbe essere positivo. Vi faccio un esempio ancora più semplice. Allora andiamo sul, anche qua sono una lunga serie di slide che poi vi mando, e prendiamo questa griglia che è la griglia classica delle raccomandazioni. Ok, siete d'accordo con me che questi sono tipo i giudizi a scuola? 10, 9 e mezzo, 9, 8, eccetera, eccetera. Questo 1, 1 e mezzo, 2, eccetera, eccetera. Cioè dal più alto al più basso ve lo elencate. Quindi take profit vuol dire naturalmente vendere. Strong buy, compra con forza. Domani viene fuori la raccomandazione add, aggiungere, sul titolo Banca Carige, ok? Allora, la domanda che io mi pongo è: l'investitore che ha detto Banca Carige add oggi, il mese scorso, come l'ha giudicata Banca Carige? Faccio un'interrogazione sul software e lui mi dice: il mese scorso mi ha detto ridurre, oggi mi ha detto add. Per me è un'indicazione positiva e quindi questo indicatore si carica di più, si carica di elementi positivi. Ma se l'indicazione è add oggi e un mese fa mi hai detto buy, l'indicazione è decrescente. Un mese fa mi hai detto compra con forza, adesso mi dici add, aggiungi, è un'indicazione più meno positiva rispetto al passato e l'indicatore tira fuori quindi un meno. Tutto questo alla fine si condensa, come al solito, perché non è che ci dobbiamo raccontare le storie, in un'indicazione sintetica. Ma io questo azimut su cui c'è stato il giudizio lo devo comprare o lo devo vendere? Perché diciamo la verità, siamo tutti qua per questo, no? Non è che ce la dobbiamo raccontare. Cioè noi diciamo, ma sti titoli li dobbiamo comprare e vendere. Allora tutto questo si condensa in una tabella riassuntiva in cui ogni giorno ci sono, sulla base dell'algoritmo che vi ho raccontato, questa elaborazione da 0 cubi di Rubik a 10 cubi di Rubik, quali sono i titoli su cui le banche d'affari stanno tendenzialmente aumentando il loro rating e quali sono quelli in cui stanno diminuendo. Classifica, non so se si vede al fondo, STM, Ferrari, Sogefi, Cerved, Daniele C, OVS, Moncler. Questa qua ogni giorno varia, ma non vi immaginate variazioni, diciamo, eclatanti. Diciamo, tipicamente la struttura rimane più o meno integra. Allora, come si sfrutta questo strumento? Analogamente a come abbiamo fatto il Big Short Hunter, prima di entrare in posizioni probabilmente su STM, mi piacerebbe sapere se questo è un titolo su cui le banche d'affari, secondo la mia strategia, cioè di analisi dinamica, stanno comprando o vendendo. Nel caso, fate caso, tutti questi titoli qua che sono in testa ormai da diversi mesi sono titoli tutti sostanzialmente sui massimi: STM, Ferrari, Sogefi, Cerve, Danieli, sono tutti titoli che più o meno sono tutti sui massimi. Questo però non è il classico trading system: STM sta sui massimi, lo compro.
ma è la lista dei titoli che ritengo più promettenti nel medio termine. Quindi questo non è tipico market timing analysis tecnica, primo nella lista compro, ma è il suggerimento di, se voglio acquistare, di tenere in considerazione i titoli più alti nella lista. Poi il market timing lo deve avere analisi tecnica, perché probabilmente farei un po' fatica a comprare Ferrari proprio sui massimi, e quindi poi passiamo al lato 3, che è l'analisi tecnica, che in qualche modo mi deve dare il market timing preciso per entrare su Ferrari. Probabilmente aspetterei uno storno, aspetterei un piccolo ritracciamento, perché entrare sui massimi è un po' faticoso. Però questo mi dà il menu del giorno, mi dice questi secondo me sono i titoli più interessanti, lasciate perdere i tracciamenti, uno è più quotato, ma Italgas, che sta salendo tantissimo, era zero fino a 4 settimane fa, adesso è uno dei titoli che sta crescendo come raccomandazioni, è ancora una volta una prova di quanto lo strumento può tornare utile qui. E poi lascio a voi, visto che immagino molti sono clienti diretta, di provare la cosa. Abbiamo altre 10.000 informazioni. Ad esempio, se noi su STM facciamo un doppio clic, vogliamo vedere negli ultimi 12 mesi quante raccomandazioni ci sono state e di che tipo, doppio clic, rating titolo, scopriamo che il 30% degli investitori istituzionali hanno detto hold, e quindi l'intuizione è che il titolo più alto nella nostra classifica non è il titolo più comprato dagli investitori istituzionali, perché guardate, solo il 17% dice buy, ma il titolo su cui gli investitori istituzionali stanno via via incrementando i loro giudizi positivi. E quindi 12 mesi fa il 17% diceva buy, ma negli ultimi 6 mesi la percentuale è cresciuta, è passata dal 17 al 26%. E via via vi anticipo che sta crescendo. Adesso i buy sono il 39% negli ultimi 3 mesi. E il fatto che gli investitori istituzionali negli ultimi mesi stiano aumentando la loro visione positiva in qualche modo è stato riconosciuto dal prezzo, che non a caso è stato il miglior titolo del 2016 con un più 75, e adesso siamo già più 40. Quindi quando il signore mi chiedeva, ma bene che fanno le mani forti quando vendono, ma voglio sapere anche che cosa fanno le mani forti quando acquistano, questo è lo strumento che in qualche modo mi dà l'indicazione opposta. Cioè il fatto che negli ultimi 12 mesi STM sia passata dal 17% di buy negli ultimi 3 mesi al 28% ha fatto salire il titolo nella classifica e i prezzi magicamente hanno riconosciuto questa fattispecie. Da qui l'idea di utilizzare questo strumento. Elaborazione aggiuntiva. Voglio vedere i target price. Bene, sta salendo, me lo sono comprato perché ho seguito il DRA oppure ho seguito una cosa che mi ha dato l'intuizione giusta. Fino a dove può arrivare? Allora, in questa tabella abbiamo, sempre sul time frame, il target price medio negli ultimi 3 mesi, che è pari a 14,77, il target price massimo 17,21 e il target price minimo 11,99. Anche qua, se ci pensate, è un modo anche per sbugiardare chi dà delle ricette troppo banali. Io quando la banca d'affari vende compro e viceversa. Tutti per esempio dicono, no, ma le banche avevano consigliato di comprare Monte Paschi di Siena. Ma non è vero. Andate qua e dite, va bene, allora voglio vedere negli ultimi 3 mesi tutte le banche d'affari che hanno detto buy MPS. Vediamo se lo trovo. Ecco qua, Monte Paschi di Siena. Bene. Allora, negli ultimi 36 mesi voglio vedere chi, ma anche per dare una cosa più quantitativa, chi ha detto buy su MPS. Guardo gli ultimi 24 mesi, clicco su mostra raccomandazioni e qua ho tutte le raccomandazioni degli ultimi 24 mesi. Elenco per target price e scopro che Berenberg ha dato sempre sell. Questo vi fa capire anche l'affidabilità delle banche, perché questo indicatore, i cubi di Rubik, funzionano su 3 elementi. In primis la dinamicità, stanno aumentando o diminuendo. In secondo luogo, se tante fanno la stessa cosa, tante banche tendono a progredare, sale. E in terzo luogo c'è un indicatore qualitativo,
perché abbiamo scoperto che alcune banche sono più, come dire, in feeling col mercato e riescono a anticipare quello che succederà, e altre probabilmente perché in conflitto di interessi non sono così ferrate. Allora scopriamo che Berenberg per esempio ha detto sempre sell su MPS, ma magari c'è qualcuno che invece ha dato sempre buy. Adesso se noi diciamo che Banca Akros ha dato buy su MPS, non è che stiamo facendo un tot da Banca Akros, perché sono, come dire, cose oggettive. E allora Banca Akros il 6-5-2016 buy, il 5-5-2016 buy, il 16-3-2013 buy, poi magari ci avrà ragione, eh? Io non credo, però. Allora qua in maniera oggettiva abbiamo riscontro scientifico di quelle che sono le raccomandazioni. Quindi se volete sapere dove potrebbe arrivare un determinato titolo, si fa l'analisi dei target price. Guardiamo anche OVS, che è interessante. Il 75% degli investitori dicono buy OVS, ma dove può arrivare? Analizziamo il target price. Il target price massimo 17,25, se è in linea col prezzo è una buona indicazione. Qua più o meno abbiamo la media delle banche d'affari, facciamo una media dei target price di tutte le banche d'affari, e infine possiamo più nel dettaglio guardare le singole raccomandazioni della singola banca d'affari, quindi UBS, Kepler, eccetera eccetera, evidenziare per giudizio, e infine evidenziare e elencare per target price, prima il più alto e poi il più basso, viceversa. E allora, visto che abbiamo già concluso il tempo, la cosa che vi consiglio di fare è: uno, se vi fa piacere approfondire, sono stato un po' rapido ma volevo fare una presentazione più pratica piuttosto che raccontarvi le slide, potete richiedere le slide così ve la studiate meglio la cosa. Due, se volete fare una prova gratuita di Big Short Hunter, chiedendola sempre al nostro stand. Per quanto riguarda il DRA, se siete clienti di Directa, basta che utilizzate opportunamente la piattaforma, come vi ha spiegato Stefano. E lo scambio è: fra qualche tempo, quando l'avrete utilizzato in prova gratuita o poi deciderete di abbonarvi, oltretutto il costo di tutta questa roba qua è marginale, nel senso che costa 80 centesimi al giorno, meno di un caffè, per avere uno strumento che in qualche modo vi dà una percezione, ritengo assolutamente interessante. Io quello che faccio ormai da anni è, prima di acquistare un titolo, di venderlo, è interrogare i miei tools e chiedere: ma se sto per comprare UX, mi sto mettendo contro vento o a favore di vento? Se sto acquistando UX, le banche d'affari stanno facendo quello che sto facendo io secondo una logica un po' più dinamica, o mi sto mettendo contro le banche d'affari? La mia logica è un po' pavida, preferisco sempre mettermi coi più forti. Avete presente anche in un caso di una rissa, meglio guardare prima la dinamica e cercare di capire chi ha le armi più potenti. Come una guerra, meglio mettersi sempre dal lato pavidamente dei, diciamo, magari meno coraggiosi ma più attrezzati per vincere la guerra. E allora il senso di questi tools, nella logica fintech, che in qualche modo è il filo conduttore di questa manifestazione, è: la tecnologia può aiutare se vengono rielaborate in maniera un po' più evoluta delle raccomandazioni, delle informazioni pubbliche. Quali sono le informazioni pubbliche? Le raccomandazioni delle banche d'affari e le posizioni nette corte del sito Consob. Tutte le abbiamo, ma bisogna fare il passo di qualità nell'utilizzarle in maniera migliore rispetto agli altri. Se non ci sono domande, io vi lascerei, poi se avete voglia di fare quattro chiacchiere o prendere un caffè, ci vediamo al nostro stand SOS Trader qui alle spalle della postazione Radio 24. Grazie e a presto.